Ci puoi giurare che i capelli sono giù? Questo è il video alcolico. Facciamo un momento di silenzio per quella volta che ho fatto questo video per la prima volta e ho fatto tutto analcolico. Che va benissimo, ovviamente, inutile a dirsi. Quest'anno ho pensato di metterti in una posizione diversa rispetto alle altre volte, per cui sei qui. Ho l'impressione che, ciao, così tu veda meglio che cosa effettivamente io stia mettendo insieme. Ho tre idee, diciamo, alcoliche. Non sono proprio tutte da bere. Abbiamo sempre fatto la gag, no? A Natale, che devi incontrare i parenti che definiremo difficili. Ecco, magari ogni tanto un po' di coraggio liquido aiuta. Secondo me quest'anno aiuta sotto un sacco di altri profili. Quindi, se sei il tipo che si gode e ha gratitudine nei confronti di Bacco per tutte le sue poliedriche meraviglie. Queste sono le ricette che ho scelto. Due hanno avuto bisogno di preparazione in anticipo e quindi adesso vediamo com'è andata. Però sulla carta sembrano tutte molto semplici. Io comincerei forse dalla più facile di tutti, che è lo slush. È anche bello da dire dopo che ne hai bevuti un po', secondo me, lo slush. Si chiama effettivamente Christmas Cranberry Vodka Slush. E il punto è che ieri sera, circa a questo punto direi 20 ore fa, ho messo in un recipiente una cup di succo di mirtillo rosso, una cup, la ricetta diceva o Sprite o 7-Up, però io ho sta simpatia per la 7-Up perché quando ero piccola la chiamavo la Zup. Ok, allora il logo effettivamente è migliorato negli anni, però insomma io la leggevo Zup e tuttora la chiamo Zup e una cappa e mezzo di vodka, è la metà delle dosi che consigliava la ricetta perché ci sono solo io, cioè non è che posso bermi tutta sta sberla. Ho semplicemente mescolato tutto insieme e messo in freezer. Adesso vediamo se effettivamente è venuto a consistenza slush, che io penso debba essere più o meno tipo la granita, forse un po' meno ghiacciato della granita. Vediamo perché io non lo guardo da ieri. Aspetta, faccio l'aggiornamento della GIF, vado a prendere il gin. Adesso non ci riesco. Aspetta, mi concentro. Vado a prendere la vodka. Allora, siamo messi così. Però non so quanto in giù vada il ghiaccio. Il punto è semplicemente versarlo in un bicchiere e poi metterci sopra un altro po' di qualunque sia la bibita che hai scelto. 10 a 1 che c'è solo la superficie. Ah! Quasi, però un po' c'è, guarda! Una bella granita alla vodka e mirtillo. Adesso io non voglio polemizzare, sai, disse lei col tono da polemica. Ma non potevo semplicemente grattugiare del ghiaccio e metterci gli ingredienti, non veniva meglio? Vabbè. Effettivamente sotto è un pochino più liquido, però c'è ghiaccio per tutto il, come dire, spessore del contenitore. Ok, quindi adesso devo versarci sopra questo. È bello, è rosso. Secondo me questo è meglio se l'assaggio subito, sai? Che se no si scioglie, sai, mica per me. Allora, l'alcol si sente, però va giù come limonata. Ma è stupendo. Non posso bermelo tutto adesso. Adesso la smetto. Secondo me, se questo lo fai a granita, viene ancora più buono. Lo rimetto in freezer perché sennò come facciamo a fare le foto che faccia l'effetto, no? Tu no, stai qui per i momenti di sconforto. Lo metterò pericolosamente qui, sull'orlo. Perché francamente, sì, ok, te l'ho detto, è buonissimo, però da vedere, sì, vabbè, è un drink rosso, carino, eh? Però, e ho trovato un'altra cosa più o meno a base di frutti rossi. Sempre alcolico, si chiamano cherry bombs. Da ieri, stessa quantità di ore, questa, ora mi rendo conto, sproporzionata quantità di ciliegie maraschino, maraschino, maraschine, purtroppo senza gambo, che è stato un grave errore tattico, abitano dentro queste, generose quattro dita di vodka per assorbirla. Ora devo scolare via la vodka. Ah, che si è anche colorata! Beh, scatta un po' il drink extra qua, eh. Ok, andiamo per gradi. Ho sciolto del cioccolato bianco. Preparo degli zuccherini. La ricetta parla di zucchero verde, poi però fa vedere gli zuccherini quelli di colori natalizi, quindi preparo quei due lì. E visto che sciaguratamente le mie ciliegie non hanno il gambo, penso che farò così. Le trafiggo. Le intingo parzialmente nel cioccolato bianco, poi nello zuccherino scelto e poi le metto a riposare su un piattino.
guarda che sono carinissime. Secondo me ho un po' esagerato di nuovo per consumo personale. Vabbè. E poi volendo c'è questo. È la vodka in cui sono state le ciliegie. Io l'assaggio. Sa un po' di ciliegia. Mi piace più della vodka alla ciliegia. Non l'abbiamo usata per una ricetta, non mi ricordo più in che video. Buono. Guarda che trisqua. E infine, questo è veramente un drink ed effettivamente c'è qualcosa da preparare. Si chiama il White Christmas Mojito. Mi serve il succo di un lime. In un bicchiere devo mettere il succo di lime, lo zucchero. Quale prendo secondo te di questi due? Beh, quello con le righe l'ho già usato, prenderemo questo. Succo di lime. 8 foglie di menta, sono qua perché le ho lavate. Un cucchiaio da cucina di zucchero. E poi devo muddle this, che credo sia quel gesto in cui si fa così, però io non ce l'ho l'aggeggio con cui farlo e allora ho pensato di usare questo. Devo farlo finché non dice le foglie di menta non hanno broken down, che immagino sia averle spremute, come dire, il sapore. Vabbè, si sono anche rotte effettivamente. Metto il ghiaccio qua dentro. Ancora? No, dice fino a metà? Ok. Poi, in un frullatore, rum bianco e ce ne vogliono 2 cucchiai da cucina. Rum al cocco, che ho scoperto esistere per questo video. 1 cucchiaio da cucina. Ma è così diverso? Sì! Ma il profumo è buonissimo. Andiamo avanti. 1/4 di cup di latte di cocco e mescolo. Perché sia necessario farlo con un blender non lo so. Un po' aggressiva come manovra, vabbè. Devo fare come si dice, a intervalli. Pulsazioni era la parola che cercavo. Dice finché non è tutto liscio, però scusami, sono 3 cose liquide. Che grumi vuoi che ci siano? E infatti non ci sono grumi. Va bene. Verso sopra il ghiaccio. Bello in modo assurdo. Guarda che bicchiere giusto che abbiamo scelto. Poi dice di metterci sopra dell'acqua gasata, menta e dei grani di melograno che ho comprato apposta. L'unico altro melograno che io abbia mai visto è stato quando sono venuta a vivere qui e mio nonno mi ha regalato un melograno perché pare sia il regalo per le nuove case. Non so perché, però ecco, da allora le guardo con affetto le melograne. Sì, ho pugnalato il melograno. Come li domo secondo te da mettere qui sopra? Allora aspetta, prima l'acqua gasata. Che non so se cambi qualcosa nella consistenza della superficie. Ok, certo non ci lascia molto spazio di manovra. No, cadono! Ah! Marrau! Foglini di menta. Ma è bellissimo! Ok, adesso sistemo questa situazione da bisca. Tra l'altro in questo video si vede quello spigolo lì, questo pezzo qua di tavolo, e non sono abituata, cioè di solito lì vanno le cose che ho usato in un video e che non voglio che si vedano, tipo i cucchiai sporchi o le buste delle cose usate, insomma. Quindi è stato un po' anomalo, vabbè, avere questa inquadratura qua. Ah, aspetta, per le foto devo assolutamente provare questo. Questa è una tazza che ho comprato, credo, 2 anni fa e mi sono sempre dimenticata di averla. È decisamente non il video giusto in cui testarla, però io voglio provare a riempirla con lo slush alla vodka. Questo è di silicone, per cui tecnicamente poi l'appoggi così. Guarda come si è risolidificato. Cioè, oddio, ovviamente cambia colore all'albero, però è carino. Ok, allora ancora una volta, giustamente la fase dell'assaggio deve coinvolgere tutte le ricette, no? Quindi toccherà bere un altro po' di questo.
Che ti confermo essere squisito. Io non sono grande fan della vodka, eh. Cherry Bombs, che tra l'altro mi viene il dubbio, ma non è lo stesso titolo del drink dell'anno scorso, vero? Che comunque era un drink, queste sono effettivamente ciliegie. Qual è la più brutta? Non facile, siete bellissime. Questa? Allora, all'inizio... Aspetta! No, allora, è buonissima, capiamoci bene, solo che all'inizio senti solo la ciliegia. E ero lì che pensavo, ah, vedi, si vede che non le ho lasciate abbastanza a intridersi di vodka. No, invece sì! Per cui quando mordi la ciliegia, ovviamente, ti arriva tutta la vodka in una volta sola e all'improvviso fa molto caldo. E finalmente, il White Christmas Mojito. Che obiettivamente è molto bello, nonostante i granini di melograno siano caduti tutti quanti. Però devo mescolarlo, no? Ma sì. Dov'è tutto quell'assortimento di cannucce di carta? Che ne avevo presi tre tipi apposta, quindi serve questa. Guarda quando lo mescoli! Bello! No, vabbè, ma... ma questa è una roba pazzesca! Poi becchi i granini di melograno. Ma questo è una roba. È buonissimo. Guarda, se devo trovare un difetto, perché sennò, come al solito, come quando mi piace molto un libro, no? Ti dico solo è bellissimo, oppure è buonissimo. Menta, lime e cocco fanno un sapore molto molto estivo. Poi effettivamente il melograno, no, cambia un po' tutto quanto, però... mazza, questo è troppo buono. E poi anche una volta mescolato, che prende questo colore qui, è bellissimo comunque. Ma è stupendo. Non pensavo di sentire l'acqua gassata, invece sì. È un'addizione piacevole. Sai che non credo di aver mai bevuto un mojito in un locale. Io bevo sempre martini, vino o martini. Quindi non so se ci sia, non so, il seltz o come si chiama, l'acqua tonica nel mojito normale. Quindi magari l'effetto novità è solo per me, ma... che combo, ragazzi! Posso fare così, secondo te? Cherry Bomb è un nome molto adatto. Wow! Allora, Vez, prima di perdere completamente controllo della mia motricità fine, forse è meglio chiuderlo, questo video. Sono favolosi tutti e tre. E francamente sbatta zero. Cioè, ok, questi... le ciliegie e questo lo devi preparare la sera prima, però come temo si vedesse bene dalle clip che ho registrato ieri, lo puoi fare in pigiama. Ero in pigiama. E questo, ok, ti ci vuole un filo di più di tempo, ma è una delle cose più buone che io abbia mai bevuto. Di tutti i drink che ho fatto nei video, uno di quelli che ho rifatto più spesso è quello ispirato alla Guida Galattica, il Gargle Blaster. Questo secondo me adesso conquista il primo posto. Vez, ti auguro con tutto il cuore che se sceglierai di riprodurre uno o entrambi questi drinks sia sempre per brindare in festeggiamento e mai che si tratti di bere per dimenticare. Tutti i link possibili come sempre sono nel box, quelli alle ricette originali e quelli ai materiali che ho usato, che principalmente credo in questo caso saranno gli accessori, tipo la tazza scema, le cannucce, gli zuccherini. Spero che il video ti abbia divertito, fammi sapere se assaggerai tutto questo e quale ti piace di più. Non c'è gara, Vez. Non c'è gara. Bene, ti abbraccio, grazie infinite per aver guardato questo video e se ti va, ci vediamo domani. Ciao! Naturalmente per questo shot finale ho dovuto rimpinguare un po' i bicchieri e rimettere delle foglioline qua perché non ci avevo pensato prima. Però sono belli lo stesso.